Guardiamo con amarezza e con preoccupazione al moltiplicarsi delle situazioni di conflitto e di violenza nel nostro vicinato, dall'Ucraina al Medio Oriente fino al Sahel. In Medio Oriente, dove a seguito della brutale ed efferata aggressione terroristica ad opera di Hamas, con l'assassinio di tante persone innocenti, la spirale di reazioni di spaventosa violenza che ne è scaturita crea immani sofferenze e un numero sconvolgente di vittime tra la popolazione civile palestinese, devastazioni dei territori coinvolti, disseminazione di odio per il prossimo futuro, insicurezza per tutti in quella fondamentale regione. Occorre avviare subito un processo che ponga termine ai massacri e conduca finalmente a una pace stabile, con il pieno e reciproco riconoscimento dei due Stati, di Israele e di Palestina, necessariamente in tempi ravvicinati, affinché sia realmente possibile. Nell'immediato ribadiamo l'imperativo di dare piena attuazione a quanto richiesto dal Consiglio di sicurezza per il cessate il fuoco, l'accesso umanitario incondizionato alla popolazione di Gaza e la liberazione immediata degli ostaggi sequestrati nel corso del disumano attacco del 7 ottobre. Con l'invasione dell'Ucraina, un paese indipendente e sovrano, la Russia ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa. È scavato nuovamente un solco tra i paesi del continente che sognavamo in pace e collaborazione, liberi e democratici, da Lisbona a Vladivostok. La Federazione Russa ha demolito l'architettura di sicurezza che ha garantito pace e stabilità al continente europeo per lunghi decenni. Sin dagli accordi di Helsinki della metà degli anni 70 e ha lanciato una nuova angosciosa corsa agli armamenti. Si tratta di un comportamento tanto più grave in quanto posto in essere da uno dei paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità internazionale, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza. Avvertiamo tutti che da tante parti del mondo proviene un grido di sofferenza, di richiesta di serenità di vita, di progresso, di giustizia, di pace. L'Italia, paese fondatore dell'Unione Europea, convinta partecipe del rapporto transatlantico, dell'amicizia e dell'alleanza in cui questo si esprime, continuerà a impegnarsi anche nella qualità di presidente di turno del gruppo dei Sette, per la tutela sempre, ovunque, per tutti, dei diritti fondamentali della persona, per la pace e il dialogo tra i popoli e gli Stati, per la giustizia e la solidarietà internazionale, per la lotta alla fame, alle malattie, al sottosviluppo, per la difesa dell'ambiente. È con pieno affidamento al valore di queste direttrici, sulla base dei principi della nostra Costituzione, che celebriamo il 2 di giugno, guardando al futuro con fiducia e speranza.